siamo pronti per dettagliare questa supra. Iniziamo prima di tutto nella pulizia accurata di ogni singola superficie. E procediamo al lavaggio waterless con Adams Waterless Wash. Quindi una volta che abbiamo spruzzato il prodotto sulla superficie, prendiamo un panno, lo inumidiamo con il prodotto e poi andiamo a fare movimenti rettilinei, quindi in questo senso, portare via lo sporco e facciamo sempre lo stesso movimento, senza pressione, così per tutta quanta la superficie. A questo punto rigiriamo il panno e andiamo ad asciugare. Una cosa importantissima, bisogna iniziare sempre dal tetto perché è la parte meno sporca. Ok, una volta che abbiamo pulito tutta quanta la macchina, procediamo con l'analisi dei difetti. Con una scan grip che ci va a evidenziare i difetti che possiamo avere sulla carrozzeria, come gli swirl o alcuni graffi, troviamo anche segni di carteggiatura. Abbiamo trovata un'altra qui sul bordo, qui sopra, e poi ce ne sono altre qui sopra. E qui. Queste imperfezioni verranno totalmente rimosse per avere una superficie totalmente definita. Una volta che abbiamo analizzato i difetti presenti sulla carrozzeria, andiamo a misurare lo spessore della vernice per regolarci di conseguenza e capire quanto possiamo intervenire. Gli spessori non sono male, però dobbiamo sempre tenere conto che la macchina è stata riverniciata. Effettueremo la decontaminazione con la clay bar, che è questa argilla, con l'aiuto di un lubrificante specifico. Ah, mi raccomando, delimitate le zone circa 40-50 cm per 50 in modo da essere sicuri di aver decontaminato bene la superficie. Over meadows, in such one grave. Lungs breathing in the darkness. Andrea procederà adesso con il passaggio della clay bar su tutto il resto della vettura. Ok, una volta aver finito la decontaminazione procediamo alla lucidatura. In questo caso proviamo, perché bisogna fare uno spot test per vedere come reagisce la vernice, proviamo l'ONEI 1. Mi raccomando, tenete sempre puliti i tamponi perché è fondamentale avere le fibre aperte durante la correzione. Allora, ho fatto una prima correzione con il tampone di lana per vedere un attimo la profondità di correzione che potevamo dare e ovviamente i graffi che noi avevamo sulla superficie sono svaniti, sono stati corretti. Però cosa abbiamo? Vediamo un attimo nel dettaglio. Abbiamo una finitura non uniforme, tant'è che se muoviamo la scan grip potete notare dei micro segnetti lasciati dal tampone. E una finitura non perfetta. Se ci facciamo caso, la parte che è stata trattata è più chiara, quindi ha un leggero alone ed è diciamo definito dal fatto che ci sono dei micrografi impercettibili all'occhio umano, ma se li mettiamo a confronto con la superficie iniziale si nota tantissimo.
la differenza. Effettivamente qui è stato tagliato, abbiamo già corretto un pochino. Sì. È più chiaro, c'è un alone. Micrografi, però rispetto, se riposizioni la luce lì, ecco, a questa vediamo questi swirl che sono ovviamente in una percentuale molto più alta rispetto alla superficie appena corretta. Ora, questo, come dicevo, è un test che ho fatto. Possiamo provare a fare lo stesso test con un tampone che ha un taglio minore, magari riusciamo a correggere gli stessi difetti, ma lasciando una superficie più definita, e quindi avremo meno lavoro poi da fare successivamente. Ora delimito la parte dove abbiamo già corretto con la parte dove andremo a fare il secondo step. Prendo questo tampone qui, che è della Honey. È un tampone intermedio della Honey e lo trovate sul nostro sito, che è carcare.it. Mi raccomando, fateci un salto perché troverete tante cose interessanti. Utilizzerò sempre la pasta di taglio numero 1, che è quella che ci consente il maggior taglio. Quando utilizziamo dei tamponi nuovi, mi raccomando, dobbiamo prima lubrificarli. Come si lubrifica il tampone? Prendiamo del prodotto, lo andiamo a spalmare sul tampone in questo modo, ok, poi a velocità bassa, quindi velocità 1, lo andiamo a stendere sulla superficie. E successivamente applichiamo 4 gocce di prodotto sul tampone, ok, e vi spiego il motivo perché abbiamo deciso di applicare all'inizio l'abrasivo su una superficie già delimitata. Noi dobbiamo rompere tutti gli abrasivi nella superficie che abbiamo delimitato nello stesso momento. Quindi, vieni qua. Se io non applicassi l'abrasivo in tutta la superficie, ma iniziassi subito a lucidare da qui, praticamente io avrei l'abrasivo grande da questa parte. Lucidando, arriverei qui, dove già l'abrasivo è stato rotto, quindi qui c'è la correzione e qui c'è la finitura, mentre io qui ho ancora bisogno di correzione perché non ho di quindi per chiarirci, è il primo taglio quello che conta, e dobbiamo fare in modo che sia sulla tutta la superficie che stiamo trattando l'abrasivo deve essere esteso correttamente, steso correttamente su tutta la superficie che stiamo trattando. Adesso io ho riposizionato ovviamente un nuovo abrasivo sopra il tampone, certo. Farò la stessa cosa, cioè delimiterò lo spazio per avere l'abrasivo nella stessa grandezza su tutto quanto la superficie che dobbiamo lavorare. Se ho capito bene, quindi è importante lavorare sempre delimitando la zona a settori, ma non più di 40 cm per volta. Esatto. 50, 40, sì, insomma non bisogna fare tutto il cofano insieme, perché altrimenti non riusciamo a capire dove siamo passati, dove non siamo passati, ma soprattutto quando noi iniziamo c'è la fase di taglio e quindi poi rischiamo che arriviamo a 60, 70, 80 cm da dove abbiamo iniziato, dove c'è l'abrasivo che sta finendo, mentre noi ci serve ancora il taglio. Molto chiaro, perfetto. Qui adesso abbiamo spruzzato un alcol isopropilico, lo trovate sul sito con nome D2 Check dell'Innovacar, che serve a sciogliere gli oli dei polish che eventualmente potrebbero aver coperto i segni che noi dovremmo andare a togliere. Quindi una volta applicato lo lasciamo sopra qualche secondo e poi andiamo a rimuoverlo.
e andiamo a rimuovere lo scotch. Allora, come dicevamo, bisognava fare dei test per capire un po' la situazione di come può reagire la vernice. Quindi è, diciamo, l'ideale questo tampone per questa superficie, o sbaglio? Al momento è la miglior soluzione che abbiamo, perché ha avuto un taglio e una finitura non troppo rovinata del supporto. Vediamo che invece che cosa è successo. Mentre, con questo tampone questo qui. Questo tampone qua, che nasce come successivo, quindi normalmente serve per andare a rimuovere le passate del tampone di lana, invece su questo tipo di superficie, che è un nero pastello, ha lasciato una finitura proprio non perfetta, addirittura peggio di quello che può aver lasciato questo tampone di lana. E oltre a questo anche più opaca. E anche più opaca, sì. Quindi andremo a intervenire. Quindi adesso di conseguenza proviamo a fare uno step successivo, andando con un tampone ancora più morbido, e vediamo la finitura e quanto può correggere. Un'altra casistica che dobbiamo comunque tener conto è anche la pasta che stiamo utilizzando, che potrebbe avere dei granuli troppo grandi che vanno comunque a opacizzare. Quindi proviamo con una pasta più blanda nel taglio. 4. La 2. 4 su 6 nel taglio, e vediamo come reagisce. Che poi allora, il nero è un colore tosto, ovviamente questo non vuol dire che gli step che abbiamo fatto precedentemente sono sbagliati, perché magari con una pasta 2, un tampone in questo caso verde, abbiamo una definizione migliore ma un taglio inferiore, quindi per andare a togliere determinati graffi abbiamo per forza bisogno del tampone precedente. Dobbiamo lucidare ma allo stesso tempo rimuovere il graffio. Esatto. Ora abbiamo utilizzato una pasta che taglia un po' meno, la 2 della Honey, ma abbiamo utilizzato un tampone di colore diverso, in questo caso il verde, sì, che anch'esso taglia meno rispetto a quello color salmone. Assolutamente sì, che va in finitura, quindi vediamo un attimo come reagisce il supporto per andare allo step successivo. Quindi. Ok. Questo adesso abbiamo steso il polish, adesso andiamo a ripassarlo con una velocità un po' più alta per andare a fare l'azione di rimozione. Allora, in questo caso abbiamo ancora dei difetti relativi al tampone, però comincia a in alcuni punti comincia a renderlo più profondo. Questo perché comunque il tampone su alcune superfici dove magari non c'è il dislivello lavora meglio, e su altre magari dove c'è il bordo così si blocca e non gira più. Sì, esatto. E quindi non taglia più il graffio. Esatto, quindi bisognerà comunque in alcune situazioni avere un tampone più piccolo, quindi utilizzare una macchinetta diversa per andare a fare le parti più difficili e quindi avere poi il tampone che lavora correttamente. Quindi allora
Diciamo che forse questa opzione è la migliore, tampone verde e pasta honey numero 2, quindi 4 su 6 di taglio e 4 su 6 di gloss. Sì. Nonostante io vedo ancora che rimane un po' di alone. Esatto. Come si rimuove questo alone? Allora, andiamo a fare un'ulteriore prova con un tampone ancora più morbido e vediamo un po' come reagisce. Quindi, allora, il nero pastello ovviamente è quello più difficile da andare a lucidare, quindi tutti i passaggi che noi facciamo dalla correzione alla finitura devono essere fatti in modo corretto, cioè il tampone successivo con la pasta successiva deve andare a togliere le rimanenze del tampone e pasta precedente, se no alla fine vedremo sempre una differenza di definizione. Le rimanenze intendi i graffi? I graffi, sì, i graffi e l'opacità. Bene. Che benefici ha il fatto che la superficie di questo tampone sia così un po', come si dice, a piramidale? Sì, ondulato. Tende innanzitutto a far, diciamo, passare l'aria tra i vari coni e quindi a surriscaldare meno la superficie. E poi questo consente comunque una stabilità maggiore del tampone. Una stabilità maggiore del tampone. Bene. Come ti sembra? Abbiamo capito che con questo nero pastello il primo tampone, sì, da passare è quello in lana con quale pasta? Con la 1. Con la 1, quindi quella che ha una maggiore capacità, sì, di taglio. Esatto, anche perché dove noi abbiamo passato la numero 2 con il tampone arancio ha sicuramente una peggiore definizione, sì, quindi è più opaco e ha tolto meno difetti, quindi a quel punto non è anche perché soluzione. Poi effettivamente dopo ritornare indietro da capo è un lavoro in più, quindi partiamo subito capendo qual è il miglior risultato tra gloss e rimozione del taglio. Sì, anche perché poi bisogna fare tutti i passaggi, quindi se sai che dove si è opacizzato di più magari con l'arancione ma ha tagliato di meno, vuol dire che poi dopo devi perdere più tempo nella rimozione di quei difetti. Ultima domanda, dipende sempre da macchina in macchina ma soprattutto anche dalla durezza della vernice trasparente. Beh sì, quello è la parte principale, perché comunque ci sono trasparenti che magari hanno una durezza maggiore e alcuni tamponi o paste possono lavorare meglio o peggio, quindi sicuramente bisogna fare dei test per vedere qual è la soluzione migliore. In questo caso ti posso dire che con il tampone di lana lavora comunque meglio del tampone che utilizziamo noi per andare a correggere in spugna, perché taglia meglio e rifinisce a quel punto anche meglio. Non è una legge per tutte le macchine, e quindi si consiglia di fare sempre dei test prima di... Il test è fondamentale per capire da dove partire, perché rischiamo che andiamo a perdere tanto tempo in una combo, un ciclo di lucidatura, quando poi magari ne era totalmente un'altra e quindi ci si allungano poi le ore di lavoro. E andare in finitura. Ok, una volta capito qual è il primissimo step, Andrea riparte e si fa tutto il cofano della Supra con il tampone in lana, eccolo qui. Per andare a fare una definizione migliore, ovviamente. Per avere la definizione migliore e poi per non dover tornare indietro e rifare il procedimento ex novo. C'è una mezz'ora buona per fare un trentesimo della macchina. Abbiamo sicuramente una definizione migliore di quella di prima. Beh sì, andiamo a vedere la parte rovinata. Vedi, sì, effettivamente c'è una bella differenza. Qui sono tutti i graffi del lavaggio con le spazzole, mentre nella parte dove siamo intervenuti siamo già messi meglio. È un dramma sta macchina, Spadano. Io porto soltanto missioni impossibili. Mi sembra che ci siamo, eh? Sì, vieni di qua, faccio vedere la finitura. E ti lucina? Beh, guarda già come mi specchio, eh? Ok. Diciamo che i graffi, quelli, gli swirl, sono stati completamente rimossi.
Quello che abbiamo visto fino ad ora è quello che faremo poi su tutta quanta la macchina. Ovviamente ormai sappiamo qual è il ciclo di lucidatura più veloce che abbiamo a disposizione e quindi ora procediamo nel detailing completo di questa fantastica Toyota Supra. Nel prossimo episodio vedremo la Supra finita e potremo ammirarla in tutto il suo splendore. Ciao amici, ciao, alla prossima. Ah, scusate, nel prossimo episodio metteremo anche. Vi siete accorti che non ci stanno i sedili dentro a sta macchina? Come mai? Non ci sono i sedili perché li ho portati questa mattina a farli rivestire in pelle. Quindi nel prossimo episodio vedrete gli esterni ma anche gli interni completati, pronta per il Torino Tuning Expo. Li hai fatti fare rosa? Ovvio. Grazie, un ringraziamento speciale ad Andrea di Carchè.